Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, sono già passate quasi 24 ore dall'inizio della season 5 e ancora continuano a profusione a venire fuori nuovi elementi, nuovi leaks, nuove immagini ufficiali che continuano a farci alzare di prepotenza il grado di hype che abbiamo e che dovremmo mantenere bello solido e costante per tutti i 2 mesi in cui questa season rimarrà per noi. Abbiamo già scoperto un sacco di cose, abbiamo visto già quasi tutti le nuove location, la nuova base dei vichinghi dove c'è la barca messa là in alto alla montagna. Non si sa bene come abbiano fatto a portarla giù, però c'è lì. Abbiamo visto il nuovo Borgo Bislacco che in realtà penso sia buggato, dovrebbe essere l'ex Acri Anarchici, dove ci sono i campi da golf, i campi da tennis, quelli da basket e tutta la nuova parte della mappa relativa a Palm Paradise e al deserto che continua a lasciarci a bocca aperta, almeno per quanto mi riguarda, ogni volta che lo vedo. Ma i data miner, ragazzi, ovviamente non è che possono rimanere lì fermi, incagliati e giocare come i pazzi. No, loro lavorano, ragazzi, per continuare a trovare dei file per voi in modo che molti possano vedere che cosa ci aspetterà senza bruciarsi tutto quello che sarà di nuovo. Allora, ragazzi, facciamo un attimo il punto della situa perché qua ci sono delle cose veramente veramente bellissime. Intanto, come sempre, ringrazio il mio amico quello che succede su Twitch e YouTube per fornirmi le mega informazioni, il mio amico Fabione, ragazzi. Allora, come sapete, c'è una nuova sfida, una nuova serie di sfide, un po' come lo spaccatutto nella season 4. Addio season 4, è stato veramente un piacere giocare con te. Purtroppo, ragazzi, non la vedremo più. Le sfide, ragazzi, sono sfide road trip, quindi sarebbe viaggio nella strada, no? Un road trip è un viaggione, in poche parole. E come per lo spaccatutto, abbiamo da completare tutte le sfide di 7 settimane per ottenere appunto quella nuova skin leggendaria che ci verrà regalata. La cosa un po' strana, ragazzi, è che mi è arrivata un'immagine dove un utente ha avuto tipo un piccolo bug mentre era in lobby e sembrerebbe, ragazzi, che la nuova immagine sia già stata rivelata così. Io non lo so, la sagoma si assomiglia parecchio. Non capisco bene il perché chiamarla così, ma io ve la faccio vedere. Pronti? 3, 2, 1. Non va. Zumbadibì, guardalo qua. Se noi ci facciamo caso, ragazzi, effettivamente è molto simile questa sagoma. Quest'utente, ragazzi, come vedete qua, è stato fatto uno screen mentre era in lobby. Per pochissimi secondi notiamo, ragazzi, che la testa, solo la testa del personaggio principale alla deriva, in realtà, ragazzi, ha palesemente la faccia del dio Anubi ed è veramente molto simile come sagoma a quella che abbiamo visto ci verrà regalata con il termine delle 7 settimane. Potrebbe secondo voi essere questa, ragazzi, l'immagine della la testa perlomeno, che poi vedremo anche la sagoma della nuova skin leggendaria che riceveremo? In realtà un po' di immagini anche prima dell'arrivo della Season 5 erano già trapelate di prepotenza e ritraevano proprio il dio Anubi. Non lo so. Per il momento, ragazzi, degli Egizi non si è ancora visto nulla, né viene citato nulla nel trailer. Quindi in realtà chi lo sa, chi lo sa. Noi la teniamo questa così. Noi la teniamo così.
poi vedremo con il passare del tempo se uscirà qualcos'altro o se verrà confermata Partiamo, andiamo avanti ragazzi, guardiamo invece una delle skin più belle, almeno è diventata la mia preferita di questa season 5 per il momento, la skin di livello 100 del Ragnarok ragazzi, veramente meravigliosa, una skin che introduce un nuovo modo di sbloccare elementi stessi per la skin che mai avevamo visto su Fortnite. Come vedete ragazzi, questa skin man mano che si progredisce con i punti esperienza durante tutto l'arco della nostra sessione di questi due mesi della season 5 potrà subire dei cambiamenti, migliorerà fino ovviamente ad arrivare al tanto ambito 500.000 di punti, dove vedremo appunto la skin al completo ed è una goduria per gli occhi assolutamente vederla. Come sapete ragazzi, tutte le skin, o almeno la maggior parte, hanno incordinato il loro piccone e nella sfida Ragnarok che c'è su Fortnite verrà sbloccato il piccone che non è ancora stato reso pubblico ufficialmente, ma Xuderone insieme ai suoi informatori ha pescacciato un'immagine da parte di qualcuno che non si sa chi abbia accesso ai file completi del gioco e ragazzi vi faccio vedere che figo, anche il piccone del Ragnarok. 3, 2, 1, Zenda, guardalo qua ragazzi, questo è il permafrost, il piccone di Ragnarok con tanto di ghiacciolata sulla parte in basso, probabilmente quel nucleo centrale brillerà così come gli occhi della skin di livello 100 del Ragnarok e ovviamente 4 sfide su 5 ci permetteranno di ottenere il piccone, quindi in soldoni se faremo 250.000 punti esperienza in questa season e quindi arriveremo alla penultima skin della skin avremo il piccone permafrost. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate visto delle robe che vi abbiamo fomentato da dentro, speriamo di sì. Io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, iscrivetevi in tantissimi al canale e mi raccomando ricordatevi che questa sera abbiamo da fare ancora le 2 estrazioni per regalare 2 pass battaglia a chi ancora non ce l'ha. Noi ci vediamo in live, ciao!